Nata a Pescara nel 1988, l'antica confraternita della Misericordia, fondata nel 1244 a Firenze durante la pestilenza, oggi conta su una forza di 250 volontari e 13 dipendenti. Garantisce una media di 30.000 interventi l'anno, oltre al trasporto di circa 7.000 dializzati. Un sostegno a 360 gradi alla popolazione come segno di aiuto gratuito al prossimo, nello spirito stesso dell'associazione che ieri sera ha inaugurato l'edizione 2023 del corso di 3 mesi per la formazione di nuovi aspiranti volontari. Sentiamone alcuni. Verso mio marito, quindi abbiamo avuto tanto bisogno dell'ambulanza, sono sempre stati operativi e diciamo che mi ha impressionato l'aiuto che lo danno gli operatori sull'ambulanza, le persone veramente che si trovano in difficoltà. Allora, perché? Perché lavoro nel sanitario, sono un operatore sociosanitario, lavoro al pronto soccorso e ho visto che la prima assistenza d'emergenza è fondamentale, quindi ho detto voglio iniziare a fare, oltre che proprio in ospedale, voglio fare fuori perché penso che se arriva un buon soccorso il paziente è già sicuro fuori, prima di essere curato in ospedale, quindi ho deciso di iniziare, quindi principalmente questo è il motivo. E sono circa 100 le persone che hanno risposto all'appello per la soddisfazione della governatrice Cristina D'Angelo. Siamo molto contenti che la cittadinanza abbia risposto al nostro appello perché stiamo cercando volontari che abbiano voglia di fare, di dire, di stare vicino al prossimo, di cercare di tendere una mano in un momento difficile che è quello post pandemia. Siamo certi che avremo un ottimo risultato anche quest'anno, come tutti gli anni, ottenendo all'incirca mediamente 80 volontari. Questo garantirà una pluralità di servizi alla cittadinanza che sicuramente aiuteranno un po' tutto il sistema nazionale della sanità. Si andrà avanti fino a marzo e poi le sessioni d'esame, grande professionalità soprattutto nel vedere coloro che seguiranno questi corsi. Sì, grande professionalità, abbiamo deciso di far intervenire professionisti del settore come il dottor Vincenzino Lupi, coordinatore del servizio di emergenza e urgenza della ASL di Pescara, il dottor Daniele Bondi, responsabile medico del corso, il dottor Luciano Agostinone, rianimatore della rianimazione di Pescara e via dicendo, tutti professionisti del campo dell'emergenza e urgenza, persone che vivono l'emergenza e amano anch'essi il soccorso.